E proprio scoperto l'ormai famosissima Lorna Forbes uscire di soppiatto dalla sua Andate porta. Via, lasciatemi in pace! Mia cara Lorna Forbes, si rende conto di quante migliaia di telespettatori seguono con interesse le sue scappatelle romantiche? È ovvio, signore e signori, che voi tutti ricorderete sicuramente che la piccola Forbes è conosciuta quasi universalmente come la modella di Amorel e che di recente ha avuto una storia d'amore con il multimiliardario Lincoln Beecham. La smetta ora, mi lasci in pace. Ma per sua grande sfortuna, il signor Beecham è un uomo sposato e molto presto diventerà padre, perché la moglie, Arizona Ames Beecham, è incinta. Basta! Mi dica una cosa, ha forse passato la notte qui col suo amante? O si è fermato un momento stamattina per un breve compagno d'amore prima di andare al lavoro? Lorna, i nostri telespettatori attendono con ansia di sapere se la modella di Amurel riuscirà a distruggere una famiglia. Ehi, ehi, che diavolo succede? Stia a sentire, basta, la lasci in pace. La stampa ha il diritto certo, di sapere. Certo, ma bisogna rispettare la vita privata degli altri. Basta, Lorna, basta. Andate via. Notizie, si guardi in televisione. Lei rompe scatole. Oh, bene, la ringrazio. Ehi, come stai? Va meglio? Che sollievo vederti. Dai, siedi. Christy Bennett ti perseguita, Quella strega non fa che rivolgermi delle domande cattive. Farai salti di gioia quando saprà che non sono più la ragazza di Amurel. Infatti, più tardi ti avrei chiamato per parlartene. Gwyneth non mi ha detto del tuo licenziamento come avrebbe dovuto fare. Beh, lei il capo. No, in questo caso doveva sentire anche il mio parere. Ti aiuterò io a uscire da questo pasticcio. Kit. È un pasticcio dal quale non uscirò mai.